a tempo record, visto che lo abbiamo preso proprio per di sfuggita, lo vedo bello sorridente, Alessandro Di Battista da Roma. Ciao Ale. Ciao ragazzi, ciao Matteo e ciao a tutti gli amici della cosa. Senti, ma ti ho sentito dire una cosa, ma siamo una cazzo di squadra? Ma allora sì, non ci sono queste spaccature, ma come mai questa assolutamente roba? Assolutamente no. No, vabbè, sono due giorni dal punto di vista della compattezza del lavoro di gruppo pazzeschi. Siamo una cazzo di squadra. Io sono orgoglioso di lavorare con i miei colleghi, che sono le persone migliori del mondo per me. E il peggiore di noi è decisamente migliore del migliore di loro, perché esiste un noi e un loro, e oggi si è dimostrato tale, perché davvero sono una vergogna, i partiti sono una vergogna. Io sono un po' nel panico, Ale, nel senso che oggi abbiamo fatto un paio di dirette una dietro l'altra e sono completamente all'oscuro di quello che è successo. Mi racconti, perché ti ho sentito, certo, dire che lo Stato non esiste. Esatto, allora lo racconto a te, a tutti gli amici della cosa, così poi loro possono diffondere le informazioni, perché come sempre oscurano oppure raccontano balle i media anche su questo. No, i media stavolta racconteranno quello che gli raccontano i partiti, cioè le balle. Allora, è arrivato dopo una quarantina di giorni in Senato un decreto sulle emergenze, che come sempre è un fritto misto, cioè all'interno di questo decreto, che prevede anche qualcosa di giusto o accettabile, anche se si può migliorare, ci infilano qualsiasi cosa, commissariamento, gestioni delle camere di commercio estere, ampliamenti di capannoni industriali, che con l'emergenza non c'entra nulla. È il solito sistema di far passare con la scusa dell'emergenza delle porcate. Basta, questi sono veri e propri ricatti, abbiamo detto di no. Per cui ieri abbiamo fatto una normale battaglia democratica a norma di regolamento in aula, quindi siamo intervenuti per costringerli ad accettare delle nostre proposte, perché quando il decreto è arrivato da noi alla Camera abbiamo presentato degli emendamenti, non ce li hanno accettati dicendo non c'è tempo di discuterli perché dobbiamo subito convertire in legge, perché altrimenti il decreto decade, perché non so se sapete, il decreto è come i decreti legge, sono come gli yogurt, hanno una scadenza. Ecco, con la scusa delle emergenze, del tempo che non c'è mai, passano le porcate. L'emergenza in Italia è diventata la normalità e a questo gioco, a questo ricatto non ci vogliamo più stare, per cui ieri abbiamo fatto una battaglia importante chiedendo delle cose in cambio, per esempio che si comunque facendo battaglie contro il TAV, che è inserito all'interno di questo decreto, e loro, i partiti, rispondono prendendoci in giro, no? Dandoci in cambio qualche gallina morta, come definisco io. Sì, vi do questi quattro polli morti, vediamo se vi accontentate. Non ci siamo accontentati e alla fine loro hanno utilizzato l'arma della fiducia, che è un altro modo di esautorare il Parlamento, cioè siamo entrati qui dentro e dopo il governo del largo inteso, del grande inciucio, Letta ha dichiarato fondamentalmente uno che avrebbe ascoltato l'opposizione. Zero, non ci ascoltano. Noi abbiamo presentato a questo decreto degli emendamenti, di cui uno molto importante, che prevedeva il dare quattrini ai terremotati dell'Aquila, e la copertura finanziaria l'abbiamo trovata nell'aumento della tassazione sulle rendite finanziarie. Ricordo a tutti che le rendite finanziarie in Italia, la tassazione è la più bassa d'Europa, e non ci sta bene, perché le rendite finanziarie non creano lavoro, per cui vanno tassate di più, vanno semplicemente come vengono tassate in Francia e in Germania. C'era la copertura finanziaria per dare quattrini in Abruzzo, ai terremotati dell'Abruzzo, 1 miliardo di euro all'anno, una cifra che risolverebbe tutti i problemi dell'Abruzzo e dei terremotati dell'Aquila, e ci hanno detto di no. Poi Letta ha detto che non avrebbe mai utilizzato, o comunque avrebbe utilizzato poco, il sistema della fiducia, perché la fiducia è proprio un modo per, come dire, mettere a tacere la discussione parlamentare. Io ti metto la fiducia, non ti faccio più parlare, o mi voti sì o cade il governo. È un ricatto. Alla prima occasione, oggi, hanno messo la fiducia che verrà votata domani. Poi Letta ci aveva detto che avrebbe abolito immediatamente il Porcellum. Bene, arriva in aula la mozione Giachetti. Ricordo che Giachetti è un deputato del Partito Democratico, l'avevano votata i democratici o i derogatici, perché per me è il partito derogatico, perché fa solo deroghe su deroghe, e è arrivata in aula e il Partito Democratico non l'ha votata, ma l'abbiamo votata noi. Cioè le balle del fatto che noi siamo il popolo del no stanno poco a poco venendo a galla, chiaramente oscurate dai media, per cui invito tutti i ragazzi che ci ascoltano da casa a diffondere queste informazioni, questo video, ad andare sulle bacheche Facebook dei miei colleghi che scrivono, spiegano esattamente quel che succede in aula, e diffondere.
poco a poco diffondiamo l'informazione alternativa e, come dico sempre, un popolo informato è una garanzia per i nostri figli. Ci prendono in giro, ma noi poco a poco stiamo comunque portando un'informazione nuova. Quando mai, Matteo, si era vista tanta attenzione nei confronti dei nostri interventi in aula? Cioè, i cittadini guardano quello che noi diciamo in aula, ma quando mai avevamo visto un deputato e l'avevamo ascoltato parlare in aula o avevamo scoperto come un gruppo parlamentare votava in aula? Mai! Ce ne siamo sempre fottuti, e questo è stato il dramma, cioè il disinteresse politico. Votate chi vi pare, non vi piace il 5 Stelle, non votate 5 Stelle, ma basta che partecipate, vi informate in maniera alternativa e controllate quello che viene fatto nei palazzi. E l'Italia cambia rapidamente, io sono molto fiducioso. A parte molti saluti, Ale, che ci sono in chat, rimani così, come stai bene, come suona bene il logo del Movimento 5 Stelle dietro di Battista, sembrano fatti l'uno per l'altro. È regolare. Qualcuno era un po' curioso di sapere se poi tu nel tuo curriculum hai inserito gli insulti che ti sono piovuti addosso dall'onorevole Cera. No, quello del curriculum era il buffone da quelli del PDL. Cera invece mi ha dato del coglione intero, infatti si è molto arrabbiato Sibilia, perché a Sibilia gli hanno dato del mezzo coglione, lui protestava dicendo da noi ognuno vale uno, per cui ci dovete, pretendo anche io di essere comunque chiamato coglione intero. Infatti è vero, cioè Cera non è stato corretto, non può definire me coglione intero e Sibilia mezzo coglione, perché questa discrepanza di giudizio. Stefano Boi ti chiede: Alessandro, cosa è successo alla conferenza capigruppi con Franceschini? Non ne ho idea, non so cosa. Allora, dipende da quale, ce ne sono state varie. In sostanza, noi gli abbiamo chiesto di togliere dell'etame da questo decreto, in particolare un valico e poi la compensazione sul TAV, e loro non hanno accettato. Loro hanno accettato nulla, cioè quello che noi proponiamo loro non accettano, dicendo lo sapete, va contro il nostro programma, bene, allora vi facciamo battaglia fino alla fine, cioè o ascoltate no quasi 9 milioni di italiani che hanno votato in maniera chiara, oppure noi faremo le nostre normali battaglie parlamentari per stanarvi e per dimostrare che non siete in grado di far lavorare il Parlamento, che il Parlamento è esautorato e che funziona solo a colpi di decreti legge e di fiducia, cioè l'iniziativa parlamentare che ha, secondo la Costituzione, il modo principe, diciamo la modalità principe di legiferare, perché noi siamo una Repubblica parlamentare, l'iniziativa legislativa appartiene al Parlamento, salvo viene utilizzata dal governo per casi di emergenza. Ma come negli ultimi 20 anni, quando è arrivato il condannato Berlusconi in Parlamento, succede il contrario, cioè si governa solamente a colpi di fiducia o con decreti legge, con decretazioni, cioè il governo ha l'iniziativa legislativa e il Parlamento è diventato un mero esecutore degli ordini del governo, un passacarte, siamo notai, non siamo legislatori. Bene, a questo gioco, a questo ricatto, a un certo punto bisogna dire basta. Noi oggi abbiamo i numeri per dire basta e battagliamo in questo modo per anche provare ad aprire le coscienze degli italiani, che sono governati non da un Parlamento, cioè non legifera il Parlamento, ma viviamo in una vera e propria dittatura governativa. Basta, ci hanno rotto le palle. La Sami ti chiede: Matteo, vorrei un commento di Ale sull'ultimo commento all'aula di oggi, era uno del PD mi sembra, non so di che cosa stia parlando. La Sami ti ha detto: io non ho visto né sentito nulla, quindi non so a che cosa si riferisca. Non ricordo, ma generalmente quando parlano quelli del PD da una parte, ultimamente da una parte mi entra, dall'altra parte mi esce, perché non so esattamente di cosa si parla. Una cosa divertente che mi è capitata da quando sono in Parlamento, dopo che hanno dato la fiducia al governo Letta, al governo democristiano Letta, io andavo da quelli del PD e gli dicevo: cioè, ma come fate a governare con il PDL? Oggi che conosco meglio il PD, vado da quelli del PD e gli dico: ma come fate a governare con il PD? Quindi purtroppo non posso rispondere, perché non mi ricordo, se il ragazzo ci dice il commento posso rispondere, però non mi ricordo esattamente le parole. Ecco, allora Sami, se vuoi metti il commento specifico, così forse Alessandro ti può rispondere. Mentre Giuseppe Nicolella ti chiede: Matteo, chiedi per favore a Di Battista se intendono portare avanti il discorso del Bilderberg e il signoraggio bancario intrapreso da Carlo Sibilia. Grazie. Allora, Carlo vi risponderà meglio, il grande Carlo, sul Bilderberg. Comunque sì, assolutamente, noi troviamo inaccettabile che un gruppo di persone nominate da non si sa chi, anzi non nominate, si vedano e parlino dei destini del mondo. Vogliamo sapere quello che si dicono, vogliamo fare un bello streaming nel Bilderberg, sarebbe perfetto. Rispetto al signoraggio è una questione molto complicata che bisogna portare avanti, bisogna studiarla, però riteniamo che in questo momento, diciamo, di emergenza occorra prima portare avanti i 20 punti dell'agenda Grillo, continuare a studiare e capire come si può intervenire, certamente per dare sovranità
alla nazione. Per cui, se ci pensate, tutto il programma del 5 Stelle serve per ridare sovranità al popolo italiano. Sovranità monetaria, assolutamente sì. Per esempio, vanno rinazionalizzate alcune banche. L'Italia deve avere una banca. Sovranità alimentare, noi lavoriamo contro gli OGM, lavoriamo a favore del chilometro utile, del mangiare ciò che si produce, del produrre ciò che si mangia. Sovranità politica, cioè ridare ruolo centrale al Parlamento. Se ci pensate, è proprio questa la logica, la sovranità che deve tornare al popolo italiano. E se ci pensate, la democrazia diretta, la costruzione della democrazia diretta va esattamente in questa direzione. Ale, a proposito dei 20 punti del nostro programma, a che punto, scusate se uso la stessa parola, siamo sul reddito di cittadinanza? Ci sono delle aperture? Sì, io come sapete sono in commissione esteri, ci stanno finendo in sostanza di lavorare sulla copertura finanziaria. Che c'è? Cioè, noi quando presentiamo un disegno di legge vogliamo immediatamente dire da dove prendiamo i soldi, cioè non è che vogliamo fare gli slogan elettorali, dato che i soldi ci stanno e come, il problema è che alcuni se li rubano, vogliamo dire esattamente dove li vogliamo prendere: F-35, Afghanistan, grandi pensioni d'oro, province. Però stiamo facendo proprio conti su conti, conti della serva, per presentare la legge con l'adeguata copertura finanziaria. Bisogna avere un po' di pazienza, perché se ci pensate il reddito di cittadinanza è una proposta di legge epocale, totalmente rivoluzionaria per quanto riguarda l'Italia, perché come sapete in tanti altri paesi europei vicini, confinanti come la Francia, già c'è lo stipendio minimo garantito. Ciononostante, in Italia non si era mai visto, per cui vogliamo presentare un'ottima legge, un po' più di pazienza. Poi vediamo se la voteranno, è difficile che il partito delle larghe intese, che il partito unico la voterà. Comunque battaglieremo. Come sapete, ragazzi, ve lo ribadisco, Alessandro in commissione esteri, quindi insomma, se volete fargli delle domande sugli F-35, sull'exit strategy dall'Afghanistan e su tutte le questioni di cui si sta occupando, è meglio, perché ti chiedono, Giovanni Solinas, chiedi come funziona tutta la trafila dell'ineleggibilità di Berlusconi, dai, non diciamo nano, vorrei sapere come funziona, grande ragazzi, non so se Alessandro... Allora, questo è semplice, chiaramente io sono in commissione esteri, però come ho detto ieri in aula, Berlusconi sta dovunque, per cui bisogna, di Berlusconi anche me ne occupo. Il condannato Berlusconi per noi è indegno che lui possa sedersi al Senato, per cui in pratica la giunta per le elezioni del Senato deve calendarizzare, e sembra, io ho letto qualcosa, che abbiano calendarizzato i primi di luglio il voto sulla sua ineleggibilità. Poi dipende dai senatori, noi del 5 Stelle voteremo chiaramente contro l'eleggibilità, quindi per l'ineleggibilità di Berlusconi. Zanda, capogruppo del Senato del PD, ha sempre dichiarato contrario, appunto favorevole alla sua ineleggibilità. Vedremo che cosa fa il PD, secondo me voteranno contro l'ineleggibilità e voteranno insieme al PDL, questa è la mia ipotesi, oppure per sputtanarsi del tutto, anche se manca davvero poco, proveranno il più possibile a posticipare la calendarizzazione della votazione, però dipende dal Senato, la giunta delle elezioni del Senato. Fri Giulia ti fa una domanda invece, che non so se è una questione, non so se tu te ne sei occupato o meno. Matteo, chiedigli cosa si può fare contro la gendarmeria europea, di cui è prevista l'attivazione nel 2014. Lo ricordiamo, l'Eurogend, sì. Forse lo andate a cercare, grazie al trattato di Velsen, mi pare, se non sbaglio. C'è un corpo che tra l'altro ha una caserma a Vicenza, il vero comando del corpo è a Vicenza, e prevede appunto addirittura l'abolizione dell'arma dei carabinieri. Sì, la verità, noi non amiamo dire le bugie, mi sono arrivati un sacco di articoli, di raccomandazioni, insomma mi stanno sollecitando a me e agli altri membri della Commissione Esteri del 5 Stelle sulla tematica, e non ce ne siamo ancora occupati, questa è la verità, per cui è inutile mentire, dobbiamo iniziare a studiare bene la questione e lavorarci in commissione. È che abbiamo, come sempre, non ci si può occupare di tutto, ragazzi, adesso ci stiamo concentrando sulle missioni di pace, che sono missioni di guerra, Afghanistan, Mali, sulla Siria, che potrebbe scoppiare davvero un casino da quelle parti, perché non ci fidiamo di quello che dicono alcuni politici, nonostante la Bonino si sia espressa assolutamente in maniera contraria nei confronti dell'intervento militare, bisogna sempre stargli dietro, ricordarli, pungolarli, fare opposizione vera.
E ci stiamo occupando di una legge sulla cooperazione internazionale, ci stiamo occupando appunto dell'exit strategy rispetto all'Afghanistan, anche lì siamo presi in giro, c'era stato detto torneremo nel 2014, adesso hanno prolungato la missione tutto al 2015, non si sa come, non si sa cosa. Ci stiamo occupando di F-35 perché sono un sacco di quattrini e poi sono strumenti di morte. Il ministro Mauro dice che servono per fare la pace, insomma, pensate in che mani siamo messi. Chiaramente dobbiamo trovare delle priorità, ci stiamo occupando anche delle imprese italiane all'estero, del Made in Italy, compagnia bella, e la gendarmeria europea ancora non l'abbiamo affrontata, faremo anche questo, ci vuole un po' di pazienza, perché, insomma, non siamo esseri umani. Sugli F-35 ho già sentito anche la scusa, tra le tante altre, che porterebbe lavoro a delle fabbriche italiane. Ricordiamo che verranno solo assemblate alcune parti di queste baracche, perché così sono state definite, sono delle baracche, anche come aereo proprio, e quindi questa è un'altra con due F-35 in meno sistemiamo l'Aquila, questa è la verità. Ed è vergognoso stare qua dentro, alzare le carte e vedere che tutto è marcio, cioè veramente uno stress. Ci dovrebbero passare il Malox oltre alla diaria. E il problema è che dobbiamo combattere, ragazzi, tutti insieme, eh? Questa è una battaglia democratica che facciamo tutti quanti assieme, per cui rimboccatevi le maniche, informatevi, diffondete, stampate volantini, citofonate agli amici, fateli vedere i nostri video in Parlamento, perché se la gente vedesse quello che vediamo noi, scoprisse come votano i partiti, ascoltasse i loro discorsi ipocriti e falsi, leggesse le carte come le stiamo leggendo noi, in 24 ore il Partito Democratico e il PDL perderebbero il 99% dell'elettorato. Questa è la verità. Il problema è davvero informativo. Quando Beppe dice se si spegnesse la TV o gli togliamo i quattrini, i rimborsi elettorali, i partiti finirebbero nel giro di una settimana, non ha ragione. Di più. Per cui vi chiediamo di darci una mano da questo punto di vista, essenzialmente lavorando tanto sull'informazione alternativa, perché bisogna bypassare questo sistema mediatico che spesso è un sistema di regime. Non so quanto tempo tu abbia, immagino poco. Devo andare a riunione. Una domanda ultima al volo, velocissima. Per quanto riguarda i rapporti tra Italia e India sul caso Marò, ci sono degli avanzamenti? No, abbiamo parlato con la Bonino e ci ha detto che bisogna accelerare le operazioni di processo, in sostanza, cioè che i Marocchi attualmente comunque non si trovano in carcere, si trovano all'ambasciata italiana a Mumbai, se non sbaglio, sì, è Mumbai, e verranno processati, speriamo che chiaramente da italiani, che non verranno condannati, e se dovesse essere condannati lavoreremo il più possibile tirando fuori trattati internazionali affinché possano scontare la loro pena in Italia. Fatto sta che noi abbiamo presentato anche un'interrogazione parlamentare a riguardo, ma gli atti di sindacato ispettivo non vengono più considerati dal governo. Comunque abbiamo parlato con la Bonino direttamente durante un'audizione e lei ci ha garantito questo, cioè il massimo sostegno, il massimo lavoro. Da questo punto di vista la Bonino, che proprio ha delle idee radicalmente opposte alle nostre, perché non è una pacifista la Bonino, questa è la verità, da questo punto di vista noi siamo convinti che possa fare il massimo, perché comunque è una donna certamente come dire, energica e con voglia di lavorare, questo gli va riconosciuto, è anche molto competente. Sì, anche una grande esperienza, voglio dire, è stata tantissime volte, sì, in tante missioni, quindi insomma, a Cesare, sì, quel, sì, che è di Cesare. Io lo dico sempre, cioè se leggiamo i ministri a me non mi scandalizza la Bonino, poi politicamente siamo antitetici, ma altri ministri non sanno di che cosa stanno parlando, cioè sono stati proprio messi lì, non esiste la meritocrazia. La Bonino è una che di esteri ci capisce, purtroppo è eccessivamente filoamericana. E noi, come io ho ribadito all'ambasciatore americano che ci ha convocato l'altro giorno, a noi vicepresidenti della commissione esteri e anche ai presidenti, c'era Cicchitto e Casini, sì, eravamo io, Cicchitto, Casini e l'ambasciatore, lo so. Com'è andata? È andata bene, nel senso, Cicchitto è un cervellone e anche lui è competente. Io ho parlato e ho detto all'ambasciatore tutto quello che ci diciamo sulla cosa, tale e quale, vogliamo costruire la democrazia diretta, gli ho pure chiesto di fare lo streaming della riunione, veramente lui però ha detto di no, si è messo a ridere, e gli ho detto che essere alleati non significa essere sudditi, e lui ha detto avete ragione. Poi alla fine dell'incontro mi prende da parte e mi dice noi analizziamo i fenomeni in maniera importante e voi siete destinati secondo me a crescere. Così ha detto. Perché chi ci capisce? Gli americani, un po' come il Vaticano, analizzano i fenomeni ogni 20-30 anni, non è che ragionano sulle amministrative. Hanno perso l'amministrativa, hanno preso pochi voti, tra l'altro pure lì sarebbe fare un discorso lungo, quindi il fenomeno è calante. Ma di che? Noi andiamo al governo la prossima volta.
Chi analizza un fenomeno capisce che la democrazia diretta è il futuro, che guarderemo un giorno, come dico sempre, la democrazia rappresentativa come oggi guardiamo la monarchia assoluta, per cui il Movimento 5 Stelle è destinato a crescere. Al di là della spersonalità... L'ambasciatore americano dell'incontro? Gliel'ho detto adesso, sì, l'ambasciatore americano era molto interessato a conoscerci meglio. Pensavo che avesse telefonato l'ambasciatore americano, volesse rettificare in onda che non ti ha mai detto quelle cose. No, ma l'ambasciatore è... Gli americani analizzano le questioni, poi sono molto pragmatici, sono come gli antichi romani, gli interessano chiaramente le loro tematiche, portano l'acqua al loro mulino ed è normale. Sono un altro popolo, un altro stato, che gli vuoi dire? Certo. Io mica mi arrabbio con gli americani, io mi arrabbio quando il governo italiano fa il cane da guardia degli americani. Esatto, gli e gli fa costruire il MUOS sul nostro territorio, magari. Esattamente, gli fa noi siamo contro le bombe nucleari e ne teniamo tantissime d'estate in Italia, certo. Siamo contro il Dalmolin, siamo contro la missione in Afghanistan, eravamo contro la missione in Iraq, avevamo ragione noi perché non c'erano affatto le armi di distruzione di massa e Colin Powell ci prendeva per il culo alle Nazioni Unite con quella provetta. E quando il popolo italiano scendeva in piazza a Roma, la più grande manifestazione a livello mondiale contro la guerra in Iraq, a dire questa è una guerra, una balla, e avevamo ragione noi. Pensate se allora ci fosse stato uno strumento, un referendum immediato, che con un click il popolo italiano si poteva esprimere. Voi non saremmo entrati in guerra. Quando dicono che il popolo non può prendere decisioni, chi dice questa roba è un vero classista. Il Movimento 5 Stelle è questo, noi non vogliamo sostituire un potere a un altro, vogliamo costruire la democrazia diretta, vogliamo in pratica che non esista una vera e propria classe dirigente, ma che non ci siano intermediari tra il popolo che prende le decisioni e le istituzioni, e prima o poi vinciamo noi sicuro. Ale, testa bassa, avanti così, forza Movimento 5 Stelle, e, insomma stiamo... Come Chinaglia, testa bassa e pedalai, io sono della Lazio. Bravo che hai fatto coming out, non avere paura, pur essendo romano che ci sarà qualcuno... Che me ne frega, esatto, tanti i romanisti a Roma stanno sparendo, ora qualcuno si arrabbierà, dopo la Coppa Italia si dedicano al basket. Guarda, io quando dico che sono sampdoriano c'è qualche genovese, genuano che si incazza, quindi va benissimo. Complimenti per l'ottimo lavoro, Alessandro Di Battista. Grazie, e tutto. La squadra coesissima del Movimento 5 Stelle. Sì, un abbraccio a tutti e dateci una mano, ragazzi, non lasciateci soli qua dentro perché non ce la facciamo, da soli non ce la facciamo. Un abbraccio e andate Ciao, in TV, ti chiedono, andate in TV a parlare Dai con chi ci stanno andando, raga. Ci stiamo andando, però io ricordo questa cosa perché a me pure mi massacrano su Facebook sull'andata in TV. I partiti hanno occupato le televisioni sulle elezioni di Roma. E il PDL ha perso 420.000 voti e il PD 260.000. Allora, ci andiamo in TV, ci facciamo vedere, ma non crediate che uno va in TV e... Noi abbiamo preso il 25% senza andare in TV. Per cui ci andremo, ci stiamo andando, ci andremo sempre di più quando abbiamo delle cose importanti da dire, quando anche abbiamo capito i meccanismi di funzionamento della televisione. Però se voi pensate che la panacea di tutti i mali sia andare in televisione, sbagliate. La rete è il futuro, perché ricordate che ogni giorno nuove persone vanno in rete. Mia madre ha iniziato a spegnere la TV, va su internet, si vede gli interventi e le condivide. Mia madre, mio padre non ce l'ha la televisione, e sono persone che fino a qualche anno fa si informavano essenzialmente attraverso TV e giornali. Per cui in TV ci andiamo, però non insistete eccessivamente, non è quello il cuore è continuare questa battaglia di informazione alternativa con la cosa, con internet, porta a porta, organizzando eventi al di fuori del Parlamento, in piazza, agorà. Questo è il futuro, non la televisione. La televisione, ahimè, è in fase calante, la utilizzeremo anche in questi ultimi anni che sta dando gli ultimi colpi di coda, ma è un animale morente. Tra l'altro, Vantieri, abbiamo fatto un hangout, io ho avuto una piccola idea, non so se ti occupi anche di tecnologia, hai presente Arduino, le Raspberry, quelle piccole motherboard microscopiche fatte open parli source? Parli con me, Matteo? Sì, parlo con te. Mi stai parlando strogoto, poi, calcolo. Fai conto, dentro al computer c'è una scheda madre, in genere, ma è grande 20-30 centimetri. Bene, ci sono quelle piccoline open source, quindi assolutamente riprogrammabili. Ho lanciato questa idea in rete sulla cosa, perché siamo una comunità anche di ingegneri, programmatori, sistemisti. Ho detto, scusate, ma non è possibile che ne realizziamo una addirittura già preprogrammata, che attaccata alla SCART di un vecchio televisore tubo catodico, attaccata a internet, si possa vedere la cosa direttamente? L'hanno già praticamente fatta. Ma che Quindi, figata, credo di aver capito, credo. Entro breve ci sarà una roba piccola, più piccola di un pacchetto di sigarette, che si può comprare a 30 euro su internet, ma non sul sito del Movimento 5 Stelle. Noi abbiamo lanciato solo l'idea e si attaccherà con la presa SCART alle vecchie televisioni. Matteo,
c'è la conferenza stampa nostra sul discorso della fiducia in diretta. Adesso andiamo, switchiamo dall'ora d'altra parte. La grazie. Un sì, abbraccio. Sì. Ale, ciao ragazzi. Arrivederci alle stelle. Un abbraccio. Ah, sempre. Ciao Matteo. Taglio. Ciao ciao ciao. Ciao. Allora, ci fermiamo un attimo, giusto il tempo di collegarci con la conferenza stampa da Roma. Non sta in piedi un mondo dove la sanità è privata, non sta in piedi un mondo dove la scuola è privata, non sta in piedi un mondo dove l'informazione è privata. Reset Radio, riavvia la mente.